il stile non era come adesso, era una specie di grande laguna, di fiume larghissimo, con enormi resorgive, con isolotti, tutto costellato di palafitte. Ci furono due grandi eventi storici, sui quali non si è mai fatta molta luce e non si sono mai studiati molto. C'è una grande alluvione nel VII secolo a.C., alluvione talmente imponente, una specie di Baionda ante litteram, che cancella completamente la cultura del bronzo. Probabilmente ci fu una grande piena e una rotta del Piave a Piavene, perché il Piave scendeva di là. Il Sile in fondo è una resorgiva del Piave. Questa piena distrusse tutto, e di questo noi abbiamo trovato la prova matematica, e io ho portato i dati al congresso internazionale di archeologia sottomarina nel 56 ad Alpenga, perché in una immersione che feci col respiratore alle cave di Casale dopo il taglio della ghiaia c'era questo prospetto. Esaminando il taglio fatto dalle draghe, fate conto che su una parete di 18 metri, 20 metri, c'era l'acqua, fiume. Poi il taglio geologico era di questo genere, c'era uno strato di terra, poi uno strato di torba, residuo di erbe marcite, poi uno strato di ghiaia compatto di 8 metri, da 8 a 12 metri, di ghiaia tutto uguale, di ghiaia piccola perché la ghiaia grossa, più pesante, si era fermata prima. Sotto questo strato di ghiaia, confusamente, c'erano tronchi di rovere lunghi anche 20 metri, i resti della mitica selva petrontea, poi confuse, ossa umane, ossa di cervo, ossa di cinghiale, residui di vasellame, corni di cervo lavorato, spade, asci e punte di lancia. Tutto confuso, tutto mescolato, il che era segno di una grande alluvione che aveva portato via tutto. Poi ci fu una seconda alluvione, di cui resta una traccia molto evidente vicino alle caserme di Monigo. Quando si fece la cava Rezzetto dietro le caserme, io allora mi interessavo, seguivo tutti questi scavi, e poi incidenti con la burocrazia, ma non disamorato, la burocrazia riesce anche a fare questo in Italia. Andai quando cominciarono lo scavo perché mi segnalarono un reperto, e sotto 4 metri di ghiaia c'era la bocca di un pozzo romano, il che significa che in tempi già storici, nel IV-V secolo, ci fu una seconda grande alluvione che coprì anche il graticolato romano, le strade romane della zona nord di Treviso, tant'è vero che le bocche dei pozzi erano coperte da 4 metri di ghiaia. E un pozzo trovato non molto lontano da qui, grandissimo, che ho visto qualche mese fa, il proprietario del fondo mi ha chiamato, un pozzo che ha una bocca di 3 metri, quindi tutto, come si dice, fatto di mattoni rotondi, quindi una grossa opera idraulica romana del primo o secondo secolo d.C., anche quello è coperto da questo strato alluvionale. Tra l'altro un pozzo di questo grande volume presuppone la presenza di grandi fattorie, di grandi abitanti. Grazie dell'ascolto.